Yes, tocca a te. Puoi condividere lo schermo e cominciare la Mi presentazione. Prego. sentite? Sì, ti sentiamo bene. Ottimo. Secondo. Ti vediamo. E Perfetto. vediamo anche lo schermo. Prego. Molto bene. Ok. Spostare. Ok. Molto bene. Benissimo. Prego, un quarto d'ora. Ok. Prego. Buongiorno a tutti, sono Tiago Rodriguez e la mia tesi riguarda il progetto Mini EOS, in particolare la ricerca degli eventi di tipo EOS, Extensive Earth Showers, e questa tesi è stata anche oggetto di studio basato nello studio della performance del sistema di trigger di Mini EOS presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e il mio lavoro è stato seguito dal professor Mario Bertaina e dal dottorando Matteo Battisti. Ciò di cui andiamo a parlare stamani è una breve introduzione sulle origini dei liciami atmosferici estesi, dei TEAS. Vi parlerò di Mini EOS e TUS nell'ambito del progetto Mini EOS, GEMEOS, scusi. E visto che le analisi sono state fatte utilizzando i dati di Mini EOS, mi soffermerò sulla performance del trigger, l'acquisizione e l'analisi dei dati. Successivamente vi presenterò come è stata fatta la ricerca degli eventi compatibili con le caratteristiche degli sciami stesi e i risultati ottenuti da questo lavoro. Gli sciami stesi sono delle cascate di particelle prodotte in atmosfera nel passaggio di un raggio cosmico primario. E questi raggi cosmici possono essere protoni o nuclei di vari elementi chimici come il carbonio, l'ossigeno e il ferro. E sono prodotti da sorgenti astronomiche estremamente violenti. Quando un raggio cosmico colpisce l'atmosfera, genera una cascata di miliardi di particelle che generano al loro passaggio l'emissione di luce di fluorescenza e di Cherenkov, e in particolare la luce di fluorescenza isotropa ed è quella che si è osservata con lo sperimento dallo spazio. Il programma GEMEOS si occupa di studiare gli sciami atmosferici estesi generati da raggi cosmici, da energie estreme, nell'ordine di almeno 5 in 10 alla 19 elettrovolt, in cui il flusso è estremamente basso, di un evento per chilometro quadrato per secolo. Inoltre, l'obiettivo del programma è avere delle missioni a terra, sul pallone, nello spazio, finalizzata all'osservazione di questi raggi cosmici. Oggi vi parlerò di due missioni in particolare, Mini EOS e TUS. TUS è il primo detector lanciato nel 2016 con l'obiettivo di vedere i raggi cosmici ad alta energia dallo spazio. È costituito da due parti principali, uno specchio di Fresnel e 256 fotomoltiplicatori organizzati in una matrice 16x16 pixel. Ha un'area osservabile di 80x80 km e una risoluzione di 0,8 microsecondi. Lanciato nell'agosto del 2019, Mini EOS è un telescopio che osserva la Terra verso Nadir a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, più precisamente dalla finestra trasparente ultravioletto del modulo russo Sveda. Ha un sistema ottico formato da due lenti di Fresnel di 25 cm ciascuna e di diametro e un piano focale formato da 36 tubi fotomoltiplicatori multi-anodi, ciascuno di essi formato da 66 pixel capaci di rilevare un singolo fotone. Ha un campo di vista di circa 44 gradi, copre un'area di osservazione dalla vista dalla Terra di circa 350 km per 350 km e dovuto al suo tempo di risoluzione di 2,5 microsecondi, Mini EOS è in grado di rilevare un'ampia gamma di fenomeni UV nell'atmosfera terrestre. Lo studio della performance del sistema di trigger di Mini EOS è stato il centro del mio lavoro di stage presso l'INFN. Mini EOS lavora su una matrice 48x48 pixel e il suo sistema di trigger funziona indipendentemente per ogni pixel. Il trigger lavora facendo un eccesso di 16 sigma rispetto al background, calcolato ogni 320 microsecondi su ogni pixel, integrato su ogni 8 GPU consecutive. Le soglie per le 320 microsecondi non sono salvate, non vengono salvate da Mini EOS e quindi utilizziamo un valore medio del background salvata ogni 40 millisecondi. Idealmente la soglia dovrebbe essere a 16 sigma, che è quella che si vede in questa curva verde nel grafico a sinistra. Però nel hardware non è possibile matematicamente essere implementata. Quindi la migliore approssimazione che è implementata nel hardware è quella che è rappresentata dalla linea spezzata rossa.
Il mio lavoro appunto è stato proprio quello di implementare dentro il programma di analisi dati la logica di trigger, di come era implementato in Radware, riproducendo così la linea rossa. Segnalo il fatto che precedentemente al mio lavoro è stata utilizzata un'approssimazione in analisi dati che è rappresentata dalla linea blu. Aggiungo il fatto che MiniEOS ha tre diversi risoluzioni temporali, quindi può identificare e individuare eventi di diverse durate. Nella figura a destra è possibile osservare come funziona il sistema di triggering di 1, che lavora su un'unità di tempo di 2,5 microsecondi ed è capace di individuare eventi di brevissima durata, registrando fino a 4 eventi consecutivi ogni 5,2 secondi. Nel mio lavoro l'analisi dei dati è stata realizzata soprattutto su questo livello di D1. L'altra parte del mio lavoro di stage era quello di ricostruire la sequenza temporale del triggering di D1 e quindi andare a vedere quanto tempo passava fra un trigger e l'altro. E così da individuare, come si vede nel grafico a destra, degli eventi ripetitivi che vi farò notare più avanti nell'analisi. Ho anche calcolato il tempo morto totale per le sezioni che ho lavorato, perché ogni tanto abbiamo un tempo morto, ma solo nel caso in cui il sistema termina l'acquisizione di 4 eventi prima della fine dei 5 secondi. Ma ci sono delle situazioni in cui vedete il tempo morto è zero. E nell'immagine a basso si vede più o meno com'è la sequenza dei dati dell'evoluzione passando dall'osservazione della sessione delle orbite di MiniEOS a chiavette USB che sono spedite a terra insieme all'astronauta in fase di rientro fino alla visualizzazione del software. Dopo aver suddiviso e organizzato i dati, ho classificato gli eventi triggerati secondo il comportamento dei pixel di tutti gli eventi uno per uno, inizialmente fatta a mano. A destra ci sono degli esempi del comportamento del pixel in diversi eventi e come li ho categorizzati. Questa parte è stata utile per un'analisi di un evento più specifico, se voglio, per esempio. Per continuare un lavoro in un modo più efficace, ho creato un programma informatico che è in grado di individuare tutti gli eventi contenuti da 1 a 4 pixel, che sono quelli interessati per la mia ricerca. E l'altro è dimostrare la posizione del pixel più luminoso e poi è in grado di stampare la figura in alto a sinistra che mostra la quantità di pixel e quali pixel sono sopra la soglia nel momento che è stato triggerato nell'intervallo di D1. Infine stampa il grafico in basso che mostra l'andamento del conteggio di fotoni in funzione dell'unità di tempo nel livello di 1, formando così la cosiddetta curva di luce. Il discorso della mia analisi è legato proprio all'evento TUS. TUS ha visto un evento nel cielo del Minnesota che ha un profilo che somiglia a un raggio cosmico. E come si può vedere dalla simulazione in figura, il profilo atteso per un raggio cosmico può essere descritto in maniera semplice attraverso una biga gaussiana. Come si può vedere, tutti gli eventi che aveva un profilo di questo genere, TUS li ha visti nel cielo degli Stati Uniti. Per 5 eventi su 6 è stato chiaramente possibile associare la direzione di questi eventi ad aeroporti, in particolare con la direzione della pista di decollo. Mentre nel caso del Minnesota Event questo non è stato possibile perché si tratta di un evento isolato lontano da sorgenti luminose. L'obiettivo della mia analisi di tesi è quello di verificare se MiniEOS ha rilevato degli eventi che siano simili a questo osservato nel Minnesota per cercare di capire quale possa essere nell'origine. Sottolineo il fatto che, diversamente da MiniEOS, TUS non ha la capacità di rilevare più di un evento consecutivo, perché ha un sistema di acquisizione che ha un tempo morto e quindi per ogni evento registrato, dopo un minuto, il campo di vista cambia di 400 km circa. E quindi non è possibile verificare se ci sono delle sorgenti fisse a terra che emettono dei segnali con una certa periodicità. Dunque la mia tesi è stata incentrata nella ricerca degli eventi visti da MiniEOS che possono avere più o meno una forma analoga a una biga gaussiana, come si vede nella figura in alto a destra. Il programma informatico che ho sviluppato nel periodo di stage è stato utilissimo in questa parte dell'indagine.
E in alto a sinistra si vede un esempio del comportamento degli eventi ricercati, e siccome tu hai visto degli eventi nel Nord America, allora abbiamo lavorato con le sezioni che si vede nella tabella in basso, che passano almeno in un certo momento anche sopra il Nord America. I risultati di questa indagine ci riconducono ai seguenti eventi. L'evento Missoula è un evento che è successo nel 16 gennaio 2021, è stato triggerato 4 volte consecutivamente. L'animazione mostra l'evento nel livello di 1, e sapendo la posizione dell'ISS nel momento in cui è avvenuto il trigger, l'evento ci riconduce ai pressi dell'aeroporto internazionale della città di Missoula, nel Montana, negli Stati Uniti, distante circa 10 km dalla città, pari a 2 pixel circa. E gli eventi ripetuti hanno un intervallo temporale tra la curva di luce di circa 10 millisecondi, come si vede a destra, avendo così una frequenza di 100 Hz. Sottolineo il fatto che questo evento è quello che vi ho mostrato nella tabella di prima analisi che ho creato nel periodo di stage. Questo evento del 15 settembre 2020 è un evento particolare che si ripete ben 4 volte nello stesso pixel, con un intervallo di tempo di 32 millisecondi, tra un trigger e l'altro, e ha una frequenza di circa 30 Hz. L'evento è stato evidenziato col cerchio rosso nella seconda immagine ripresa in D1, e la terza immagine è l'animazione ripresa in D3 con la sovrapposizione della mappa dell'inquinamento luminoso, in cui si vede bene il lago di Michigan e la localizzazione geografica approssimata. L'evento è nei pressi della città di Traverse City, nel lago di Michigan, negli Stati Uniti, e nella mappa in basso a sinistra si nota diversi aeroporti nell'area interessata. Questi sono altri 2 esempi di eventi simili ai precedenti, entrambi nel Nord America, e tutti e due con gli eventi nei pressi degli aeroporti. Ma tali eventi non sono solo visti nel Nord America, ma anche nelle altre parti del pianeta, e visto che siamo in Italia, vi presento un evento analogo che Minieuso ha visto dalle nostre parti. Cioè questo evento del 14 settembre del 2020 ha tutte le caratteristiche ricercate. Ha una curva di luce bigaussiana e poi l'evento si ripete diverse volte, come si vede nella animazione in alto a sinistra, causando un movimento apparente lungo l'asse Y. E la seconda animazione, invece, all'evento interessato, è stata evidenziata esattamente come vediamo in programma nel livello di D1, e la terza animazione è lo stesso evento ripreso in D3, no, 40 millisecondi. Con la sovrapposizione della mappa dell'inquinamento luminoso si può notare che è possibile avere una visione più dettagliata. Poi, nella quarta animazione, ho realizzato un timelapse dell'intero evento che si ripete in D1 con una sovrapposizione della mappa dell'inquinamento luminoso. Ho ottenuto un filmato dell'esatto passaggio dell'ISS sopra il sud Italia. E grazie all'esatta posizione dell'ISS, l'immagine in D3, Google Maps e la forma caratteristica dello stivale, l'evento è riconducibile alla prossimità della città di Lamezia Terme, in cui è presente l'aeroporto internazionale in Calabria. Facendo un confronto fra gli eventi di TUS e Minieuso, come prima analisi ma ancora da certificare in dettaglio in futuro, anche gli eventi che abbiamo appena visto hanno delle caratteristiche simili all'evento Minnesota. Il fatto che l'energia di sole di Minieuso è intorno ai 10 alla 21 mille elettrovolte, è naturale vedere degli eventi fino a 40 volte più luminoso di quello che si vede TUS. Infatti, convertendo l'unità di misure nella curva di luce dell'evento Michigan, si può notare che ha un ordine di 40 volte superiore. E dal punto di vista della curva di luce, vediamo che la durata temporale di salita e di discesa si assomigliano abbastanza. Mettendo in confronto con un evento simulato, si nota che la forma temporale non combacia con quella di un raggio cosmico, perché sarebbe un raggio cosmico di una forma allungata con molti pixel attraversati, quindi non ci si riesce a mettere insieme lo sviluppo temporale del segnale con la sua estensione spaziale. Quindi se avessimo un solo evento senza ripetizione, comunque potrei escludere l'ipotesi che si tratta di un raggio cosmico, perché le caratteristiche spazio-temporali sono diverse. Nella gran maggioranza dei casi, gli eventi individuati si ripetono, hanno delle origini antropiche, e tra l'altro tutti gli eventi che ho trovato si trovano sul continente.
Ci siamo concentrati sugli eventi da 1 a 4 pixel osservati da MiniEuso in Nord America, cercando gli eventi con profili simili a quelli di quello di TUS, e ho notato e si è notato che esistono veramente questi eventi, però sono tutti associati alla presenza degli aeroporti. La possibile origine dell'evento TUS potrebbe essere compatibile con segnali di flasher che a terra, tipici di quelli osservati negli aeroporti, anche se l'esperimento TUS non abbia mostrato una chiara correlazione. Dall'altra parte, la tipologia degli eventi osservati da MiniEuso dimostra che il profilo luminoso non è compatibile con un raggio cosmico. Tutto ciò ci fa pensare che anche l'evento Minnesota possa essere di natura antropica. E in parallelo alla ricerca degli eventi negli aeroporti dalla ISS, stiamo producendo anche noi un setup di flasher che possa servire come calibrazione per MiniEuso, come si potete vedere in alto a sinistra. Il primo passo è quello di provare a osservare come si vedono questi segnali dalla collina di Superga. Quindi questo esperimento è stato condotto alcuni giorni fa, come potete vedere dal filmato e dal grafico, riusciamo a visualizzare i segnali flasher. Cerchiamo di usare MiniEuso per imparare tutto ciò che è possibile, no? Per poter lanciare, no? Per essere utili quando lanceremo il vero e proprio telescopio Poema in futuro. Queste sono le referenze utilizzate per svolgere la mia ricerca di test sperimentale. Cazzo chiama sempre, sì. Vi ringrazio per l'attenzione e ringrazio in particolare il mio relatore, il professor Mario Bertaina, e il mio correlatore, dottor Nando Battisti, e tutti i collaboratori del progetto MiniEuso. Grazie a tutti. Va bene, grazie Tiago. Gianluca, chiunque tu sia, hai un microfono aperto, quindi per cortesia chiudilo così. Non ci sono problemi. Ci sono domande da parte della commissione? Prego, se ci sono domande. Io avrei una domanda. Prego, senz'altro. Allora, capisco bene che questi eventi, adesso non mi è chiaro dove, immagino siano o le luci dell'aeroporto o i riflessi, ma rispetto a un evento prodotto da raggi cosmici di alta energia, questi hanno o sono ripetuti o hanno una durata maggiore, nel senso quello che è stato mostrato come una forma non compatibile con questo profilo allungato non compatibile con un evento da raggi cosmici è dovuto alla durata del segnale, quindi anche al movimento del satellite? È una mia curiosità. Allora, se ho capito bene la domanda, ha detto se la forma allungata è dovuto al movimento del satellite, questo ho capito? Sì, questo. Sì, no, normalmente un raggio cosmico, cioè c'è anche un'inclinazione quando entra nell'atmosfera. Certo, certo. E quindi MiniEuso si vede un raggio cosmico, si vede proprio questa allungazione. Ci sono degli esempi che magari potrei anche, cioè anche proprio questo nella simulazione, si vede proprio che se fosse un raggio cosmico con questa energia, con questa curva di luce, con questa inclinazione, avrebbe una forma allungata, mentre quello che vedi tu è concentrato in 1, 2, 3 pixel, che dovrebbe nella simulazione avere una forma temporale un pochino più corta. Quindi direi che adesso ho capito. Ecco, sì. Quindi che è la correlazione, diciamo, tra la forma del, diciamo, il profilo luminoso nei pixel e la durata, esatto, del segnale che conta. Esatto, esatto. Sì, sì. Siccome TUS aveva questo segnale concentrati su 4 pixel circa, aveva questa forma della curva di luce, mettendo insieme con la simulazione si vede che più o meno un raggio cosmico non può essere. Grazie. Grazie Tiago. Ci sono altre domande da parte della commissione? Se posso dare una cosa. Prego, certo. Da completo profano e non sa assolutamente niente, mi chiedevo, ma avete analizzato alcuni dati visti, tutto quello che si vede? Cioè perché non capita che
ogni volta che si passa su un aeroporto capita qualcosa, oppure solo in certi rapporti, in certe situazioni? Nel senso, se tutti questi eventi sono poi legati, sono rivelati legati a passaggi su aeroporti, uno si aspetta che ogni volta che si passa su un aeroporto se ne vede uno. È così o no? Se ne vedono uno ogni mille? Allora, io con questo profilo di luce, no, con questa estensione nel mio, anche nel mio periodo di stage, ho cercato, non ci sono, sono tanti, si vede veramente pochi di questi eventi, e quelli che ho trovati, secondo le analisi molto più approfondite, si trovano nei pressi degli aeroporti. Allora, se è passato, ovviamente l'ISS passa sopra un aeroporto, ma se ha triggerato dei flasher di questo tipo qua, abbiamo preso. Però le sezioni in cui ho lavorato io, che non sono tantissime, ma la quantità di dati erano enormi, ho trovato tanti, cioè tutti gli eventi di questo tipo, nei pressi degli aeroporti, perché sappiamo la localizzazione dell'ISS, cioè i punti di riferimento delle città, perché si vede bene come ho mostrato l'Italia. Ho trovato una cosa del genere anche in Ucraina, e posso anche mostrare un evento più o meno simile che ho fatto qui. Ecco qua, questo è in Ucraina, e si vede, ha lo stesso comportamento di un flasher. Fammi vedere se riesco a mettere full schermo. Esatto, ecco. E non ha una forma completamente bigossiana, però è passato di lì. In quella zona si trova anche degli aeroporti, non sono andato a cercare precisamente perché mi sono concentrato sul Nord America, e sì, capita di passare sopra gli aeroporti. Ora, se è triggerato il flasher e io ho visto, perché cercavo con questa forma, sì, sono riuscito a prendere. Ora dipende se il flasher, come è fatto, non lo so, dobbiamo ancora studiare la natura esatta, perché non sto dicendo proprio che siano gli aeroporti, ma tutto, cioè, ci mostra che è nei pressi degli aeroporti, che dobbiamo un po' studiare in più dettagli per prima di affermare proprio, no, l'evento TUS non è un raggio cosmico, ma sì un aeroporto, ma tutto ci vuole. Quindi, se è passato sopra un aeroporto e non abbiamo triggerato, c'era un flash in quel momento puntato sul cielo, oppure non lo so, c'era le nuvole, ci sono delle condizioni atmosferiche magari che non ci ha fatto vedere, però tutte le mie sezioni che ho lavorato e ho visto questo evento con questa curva di luce, indagando, c'erano degli aeroporti intorno. Se posso, Alberto, solo prego, certo. Ma rapidissimo. Se l'aeroporto si trova vicino alla città, facciamo Caselle, in realtà le luci della città di Caselle, Torino e così via, poiché ogni pixel ha un campo di vista di 6 km, sono tali per cui la baseline, cioè la soglia, diventa magari un fattore 10 più in su, perché le città tipicamente, se uno guarda qua i conteggi, sono 10 volte più luminose del fondo che invece hai in mare oppure nella terra, diciamo, dove non ci sono sorgenti di luce antropica, e quindi di fatto non riesce a triggerare, per cui non li vedi. Unito poi al fatto che non ci devono essere le nuvole, al fatto che comunque quando siamo sui continenti andiamo un po' in tempo morto, perché con eventi di questo genere, se duriamo la banda ogni 5 secondi, hai degli effetti per cui non ti aspetti che su tutti gli aeroporti triggeri. Per cui infatti, se si vedeva, le sue configurazioni erano come anche queste, sempre quella di avere una sorgente di luce in un posto che è distante un po' di pixel dalla città. Ok? E non tutti gli aeroporti soddisfano questa condizione. Esatto, sì, grazie professore. Benissimo, grazie Tiago. Grazie, ci sono altre domande? Prego. Ho sentito una voce, ma forse no. Allora, se non ci sono altre domande, grazie Tiago, un applauso che poi ripeteremo davvero alla fine, dopo la proclamazione. Ora possiamo procedere, siamo in 56, tutto un buon numero. Possiamo procedere con la proclamazione, ma prima della proclamazione, che facciamo davanti in questa modalità che ormai alla quale siamo ultra abituati, quindi niente di che, ci tengo moltissimo a dire due parole, perché come vi ho detto all'inizio, quest'oggi è una festa, quando ci si laurea è assolutamente una festa, che ha una componente scientifica e una componente di festa e basta.
la componente scientifica è stata, aspettate che metto il caricabatterie, altrimenti mi muore il computer in un momento in cui non deve morire. Ok. La componente scientifica è stata eccellente, mi permetto di risottolineare quello che ho detto a ciascuno di voi alla fine della presentazione, e come commissione siamo tutti d'accordo sul fatto che sono state eccellenti. Voglio cominciare a ringraziare voi, i futuri, i tra poco neodottori, dottori magistrali. Vi voglio ringraziare per il lavoro che avete fatto, che è stato tutt'altro che banale, tra l'altro in un contesto particolare, ma lasciamo perdere il contesto, altrimenti sembra sempre che troviamo delle scuse. Avete fatto un ottimo lavoro, di tesi, di ricerca, il livello era alto, avete partecipato ai gruppi in modo diverso, naturalmente, perché chi partecipa a un gruppo sperimentale lo fa in modo diverso rispetto alla partecipazione a una ricerca di tipo teorico, ma avete chiaramente dimostrato quanto valete, quanto sono state rilevanti i risultati che avete ottenuto per la vostra ricerca. E poi voglio, come genitore di figli un po' più grandi di voi, voglio ringraziare i vostri genitori, le vostre famiglie che vi hanno permesso di... Noi come famiglie siamo semplicemente un trampolino, poi siete voi che dovete fare un po' come si deve. Ammutolite i microfoni, se c'è qualcuno che non ce l'ha, ammutolito, per cortesia. Ok. E quindi voglio ringraziare le vostre famiglie che vi hanno dato la possibilità di dimostrare quello che valete, tra l'altro... 5 di voi sono alla laurea triennale, che può essere il termine di un ciclo, di un percorso, come può essere una parte intermedia che continua con una laurea magistrale. In ogni caso, voglio ringraziare le vostre famiglie per avervi dato la possibilità di dimostrare voi quello che valete. E poi in fondo, non dulcis in fondo, ma in fondo, ma voglio ringraziare anche noi docenti, non soltanto quelli che sono presenti, ma tutti i docenti che avete avuto, perché noi ci abbiamo messo del nostro, abbiamo fatto il possibile perché voi partecipaste alla nostra gioia, alla nostra passione, al nostro lavoro, sia con materie che sicuramente sono state in parte in varie occasioni noiose, invece sia con materie che evidentemente vi hanno entusiasmato visto i risultati che avete avuto nella tesi, e quindi voglio ringraziare anche voi. E a questo punto passiamo alla proclamazione. Oggi, visto che siamo in questa condizione un po' assolutamente barbosissima e un po' atipica, a differenza di quello che chiedo quando siamo in presenza vi chiedo sempre, facciamo un applauso grosso alla fine, e invece oggi almeno facciamoci 6 applausi alla fine di ciascuna delle proclamazioni, e quindi farò 6 proclamazioni. Molto bene, cominciamo con la triennale e con la prima proclamazione. Visti i risultati degli esami di profitto e dell'esame speciale di laurea, per l'autorità conferita mi proclamo dottore in fisica il signor Massimo Arlaudo, con punti 88 su 110. Complimenti. Grazie. Adesso sì che potete aprire tutti i microfoni, così, anche se malamente, però gli applausi si sentono. Passo alla seconda proclamazione. Visti i risultati degli esami di profitto e dell'esame speciale di laurea, per autorità conferitami, proclamo dottore in fisica il signor Davide Bertolino, con punti 88 su 110. Complimenti. Terza proclamazione. Visti i risultati degli esami di profitto e dell'esame speciale di laurea, per l'autorità conferita, proclamo dottore in fisica il signor Davide Dionese, con punti 100 su 110. Complimenti.
Quarta proclamazione, visti i risultati degli esami di profitto e dell'esame speciale di laurea, per l'autorità conferitami, proclamo dottore in fisica il signor Franco Mostardi con punti 98 su 110. Complimenti. Quinta proclamazione, ultima della laurea triennale, visti i risultati degli esami di profitto e dell'esame speciale di laurea, per l'autorità conferitami, proclamo dottore in fisica il signor Tiago Rodriguez con punti 94 su 110. Complimenti. Grazie. Grazie. Passiamo all'ultima proclamazione di oggi per la laurea magistrale. Visto i risultati degli esami di profitto e dell'esame speciale di laurea, per l'autorità conferitami, proclamo dottore magistrale in fisica il dottor Riccardo Quaranta con punti 110 su 110. Complimenti. Bene, voglio guardarvi prima di chiudere chi è collegato con la telecamera. Un ultimo ringraziamento, adesso si fa festa, se siamo distanti. Grazie a tutti, grazie a tutte e buona giornata. Arrivederci. Arrivederci, grazie. Arrivederci a tutti, congratulazioni. Grazie, ciao, arrivederci. Arrivederci.